è la migliore in questo momento. E come tale, vediamo un attimo di ottenere un altro podio. Il problema è che in questo momento noi abbiamo un'entrata degli sponsor che è molto bassa, perché abbiamo una bassa commerciabilità del nostro market, del nostro componente. Quindi vediamo di sistemare la cosa e magari di ottenere qualche cosa di più di come risultato, non sarebbe male. Siamo a Monaco, in Germania. Una città, un posto nel quale probabilmente troveremo anche un po' d'acqua, almeno da quello che è risultato dalle prime analisi del meteo. Abbiamo un carico aerodinamico che fa schifo. Direi che un 38% dovrebbe andare bene, quindi ci teniamo anche con le medie, tra le altre cose, per le prove, perché saranno quelle che noi utilizzeremo durante la gara, almeno mi auguro. Mentre lei invece andrà con le soft. Andiamo a fare un attimo le prove libere, ragazzi. Simuliamo la sessione. Abbiamo il giro di lancio in questo momento, ma come al solito dei pessimi risultati. Andiamo un attimo con il prossimo step. Ovviamente ultimi con l'analisi, almeno durante le prove libere, che in effetti non è che mi siano piaciute più di quel tanto. Eppure siamo qua. Non siamo molto indietro, attenzione. Siamo decimo e settimo. Assetto da gara, aumento della prestazione del più 10%. Setup della vettura. André Gomez ha trovato la macchina perfetta. Quindi, cazzo, gli ho trovato il setup perfetto per lui. Probabile poi che arriverà l'acqua. Arriverà già per il turno 6-7. Quindi ci conviene andare in realtà con delle gomme soft, infatti. Ciao Kyle! Dunque, vediamo. Carico aerodinamico. Lo devo far arrivare. Dov'è? Carico aerodinamico. Fra la I e la C. Mentre invece, fra la E e la A, quindi un 38%. No, teniamolo così. Strategia del pilota. Allora, io direi che, visto e considerato che tanto le gomme non saranno poi così, sarà lui quello che avrà il pezzo migliore. Siamo arrivati settimi durante le prove di qualificazione. Siamo settimi, incredibile.
E dicimi con Faith Anthony, quindi dei buoni tempi ed un buon setup. Ok, siamo partiti. Un inizio nuovo di gara, come al solito. Abbiamo già perso una posizione durante la partenza. Anche se gli abbiamo detto di andare all'attacco, ma a quanto pare è più difficoltoso di quello che crediamo. Infatti siamo già stati sorpassati, siamo noni. Però guarda, come ha attaccato Gomez e ha mangiato due persone. E riperde nuovamente poi terreno. C'è Anthony che non sta andando molto bene. L'arco sul tracciato per il giro 7 tenderà a peggiorare. Quindi dobbiamo utilizzare le gomme immediatamente, prima di passare alle intermedie. Perché poi comincerà a piovere. In teoria sì. Ma è tutto da vedere. L'importante è arrivare a dei livelli un po' alti in modo tale da ottenere qualche soldo in più. Otteniamo solo 75.000, ma d'altronde non mi fido a prendere dei risultati troppo alti, altrimenti non riesco a ottenere neanche quei 75.000. Anthony, non capisco perché, ma è indietro. C'è una bella bagarre qui dietro, non riesce a staccarsene. Anzi, è scesa 17esima. Adesso dovrebbe lentamente incominciare anche a piovere. E anzi, ti dirò che passo subito alle gomme intermedie. Le gomme intermedie quanto fanno? 16-18. Ok. Un attimo, infatti adesso dovrebbe incominciare a piovere. Ecco qua che incomincia l'acqua ad arrivare, siamo nella corsia box. Passa anche lei alle intermedie il prossimo giro. Funzione dei componenti è buona. Andiamo sul bilanciato. Andiamo sul sicuro. No, bilanciato, dai, 10 secondi. Siamo riusciti a fare un cambio rapido delle gomme, siamo 18esimi. Adesso tutti ci fermeranno per i pit stop. Ignora, perché in questo momento tutti staranno tornando e noi in questo momento abbiamo le gomme a nostro favore. In questo momento l'acqua sta aumentando sempre di più. Ci
grazie al cielo. Siamo tutti con le gomme intermedie in questo momento. Quelli che si sono già fermati. Diciamo che l'acqua non è così tanta da poter giustificare. Eh sì, non c'è magari troppa acqua per giustificare il fatto delle gomme intermedie, ma sul lungo andare ci favorirà sicuramente. Che già adesso incominciano a performare le gomme. Addirittura uno è già andato, già è già andato con l'acqua in interme in sulle a sull'acqua. Addirittura prevedendo una gara estremamente bagnata, in effetti potrebbe avere anche ragione. Adesso effettivamente il tracciato è bagnato. A questo calo improvviso per fare la parabola, ma riesce comunque a continuare. Siamo dodicesimi. Mentre davanti a noi ci sono ancora persone che vanno in giro con le medie. Completamente assurda questa cosa. Sfruttiamo per andare all'attacco, guadagnare posizioni. Se ci è possibile, credo proprio che Gomez, ecco, infatti riesce. Mangia anche il nono. E anche l'ottavo. Adesso che siamo un po' liberi, ci riduciamo un attimo il nostro consumo di gomme e carburante. Qui continuerà a piovere e in maniera cospicua siamo secondi. Addirittura si sono accese le luci, da quanto poco si riesce a vedere. Mettiamo il motore in modalità sorpasso. In questo momento le gomme intermedie riescono ancora a fare il loro dovere, anche se sarebbe meglio avere ovviamente una miscela adatta per la pioggia. Adesso problema è che dopo diminuisce l'acqua. Adesso maledizione, forse mi conviene. Qua
4. Andiamo. Facciamo legume da bagnato con Gomez. Però voglio mettergli un po' più di carburante. Che abbiamo effettivamente troppa acqua nel circuito. Passerà anche lei adesso alle gomme da bagnato. Incredibilmente siamo riusciti a cambiare le gomme. Se aumentiamo un attimo il ritmo. Anthony adesso sta letteralmente perdendo poco per volta tutte le posizioni, ovviamente. No! Ma no! Anthony praticamente fuori dai giochi ormai. Si è scontrata contro qualcuno che le è venuto da dietro e le ha sfondato l'alettone posteriore. Proveremo a portarlo all'interno dei pit stop per una riparazione d'emergenza, ma dubito che riusciremo a fare qualcosa per la sua gara. Portiamo velocità 3. Lei ha i pit stop, adesso si è fermata, adesso le stanno riparando l'alettone, è ultima. D'altronde più di così non si poteva fare. Ho creato una mia scuderia, Gabratta, ciao. Addirittura uno ha montato le medie, già ha montato le medie. Vediamo una cosa, centro dati. Già. Ho bisogno di vedere già. Già era quarto, quinto. Devo vedere Beauchamp. È Beauchamp quello che dobbiamo controllare. È Beauchamp ancora sulle wet. Quindi sulle wet rimaniamo. Addirittura adesso ha pure il cambio che non va, vabbè, perché lei ha quello sperimentale. In effetti ha ragione. Cerca di non demolirlo, che dopo appena abbiamo l'occasione te lo sostituiamo. Esatto, ma la pioggia adesso incomincerà a scendere, eh. Drasticamente.
Duriamo ancora un giro con le gomme così. Dopodiché dobbiamo cambiare le gomme. E passiamo alle medie. 16-18 giri con un aumento di prestazioni del 10%. Quindi vediamo. 16 potremmo arrivare a 32 giri. Quindi ok, le montiamo. Ma tanto non ci rimaniamo con il carburante, questo è il problema. Non sistemiamo nulla. Adesso ignoro perché tu adesso non puoi farci nulla. No, non è. Adesso sto considerando una cosa. Devo soffrire per quanti giri? Perché sono tutti con le medie. Allora, pit stop. Vai, con le medie, opzione carburante. Condizione dei componenti, non hai nulla da sistemare. Ti facciamo veloce e sei a posto. Pit stop, anche tu monti le medie. Opzioni del carburante, pieno, condizione dei componenti, ti sistemiamo il gearbox. Ecco, hanno sbagliato le gomme, porca miseria all'inizio. Siamo quinti in questo momento, un ottimo miglioramento. Quello dietro di te ha le gomme più consumate, quindi non bruciartele. No, hanno sbagliato la riparazione del cambio, non ci credo. No, non monto le intermedie. Tanto adesso non ci sarà più il brutto tempo. Dai Gomez, resisti. No, si è fatto fregare. Bello è che Sabato si avvicina abbastanza. No, Tang non è davanti a te, stai tranquilla, non incazzarti. In effetti è strano, si vede che hanno voluto cambiare qualche cosa, vabbè, ma va bene così, dai. Mamma, come la vedo male questa cosa. Anthony è stata veramente stupida, ma Gomez deve aver fatto qualche errore. Siamo a 21 giri. Siamo sesti comunque come miglior risultato. Questo va bene, abbiamo anche superato un altro che si era fermato, era il sesto, che era Dembélé, a quanto pare. Mancano 7 giri. Possiamo cercare di risparmiare le gomme e il carburante. Anche se non sono sicuro che questo possa servire a qualcosa ormai.
La Anthony sta facendo un buon tappo. Adesso però è andata. Vabbè, non è un problema. 5 giri dovremmo riuscire a rimanere senza dover spendere troppo di gomme. Attenzione, attenzione, è arrivato Sabado nuovamente da dietro. Siamo tornati in sesta posizione, accidenti, questo non va bene. Vediamo di salvare un po' di benzina perché in questo momento siamo. Preferisco avere un sesto posto che rischiare di rimanere senza benzina. Dovremmo riuscire comunque a finire la gara. Vediamo di rimanere un attimino con questa tempistica. Sarà un po' difficile perché abbiamo dietro di noi già il settimo e non voglio scendere più di così. Abbiamo ancora 2 giri da completare. Spingiamo le gomme al massimo. Il settimo ci ha provato, è rimasto indietro. Ormai la Dembélé non riesce Anthony non riesce a spingere. L'utilizzatore delle soft riesce a batterci, è inutile. A quanto pare tutti hanno utilizzato le soft, a parte me nelle medie. Anthony non riesce a migliorarsi, ha avuto quel piccolo problema. Carburante scarso, andiamo al minimo, vediamo di mantenere il più possibile il carburante. Oh, abbiamo finito con il carburante al minimo. Al minimo l'abbiamo finito. Bene, bene, bene. Poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio. Mettiamola sotto questo punto di vista, dai. Vediamo i controlli auto se hanno trovato qualcosa che non va bene. Vedete, siamo settimi con André Gomez. Un ottimo risultato rispetto a quello che preventivavamo alla partenza, che era quello di arrivare sedicesimi. Gomez è undicesimo nel mondiale. Beh. Se non male, contando i soliti casini meccanici, beh sì. E siamo anche sesti, quindi siamo 2 posizioni più in alto rispetto a quello che il presidente si aspetta e quindi anche gli investitori. Da tenere d'occhio la Gazzetta dei Motori, Lisa Amorosi.